Qui ci sono i calcoli che abbiamo già visto relativamente all'aumento di entropia del sistema intero composto da due corpi, uno caldo e uno freddo, messi a contatto tra loro con passaggio spontaneo di calore dal corpo caldo al corpo freddo. Vediamo infatti la formula finale: l'aumento di entropia del sistema intero è dovuto al fatto che il passaggio spontaneo di calore è un processo irreversibile, appunto spontaneo e reale, e quindi associato a un aumento di entropia, che si calcola sommando le variazioni di entropia dei due oggetti, che non sono tutte e due positive, perché il corpo caldo si raffredda e diminuisce la sua entropia, il corpo freddo invece si riscalda e aumenta la sua entropia di più di quanto il corpo caldo diminuisca invece la sua entropia. Quindi l'aumento di entropia del corpo freddo più che compensa la diminuzione di entropia del corpo caldo. Questo è il risultato finale che abbiamo già trovato. E si dimostra sommando appunto le due variazioni di entropia del corpo caldo e del corpo freddo, che si calcolano calore specifico, massa e il logaritmo del rapporto delle temperature. Lo stesso per il corpo freddo. La dimostrazione di queste formule è proprio la legge fondamentale della termologia, cioè la quantità di calore reversibilmente scambiata, si calcola moltiplicando calore specifico massa e la variazione infinitesimale di temperatura, che può essere positiva o negativa in base al fatto che il calore scambiato sia positivo o negativo. Calore assorbito, aumento di temperatura, calore ceduto, diminuzione di temperatura. Quindi dobbiamo sostituire questa formula, la legge fondamentale della termologia, all'interno della definizione di variazione di entropia, quindi al posto di questo delta Q reversibile. Vediamo infatti calore specifico, massa, variazione di temperatura. Calore specifico, massa sono costanti e vanno fuori del simbolo di integrale. Abbiamo quindi l'integrale di T su T, che dà il logaritmo del rapporto delle due temperature. Finale, iniziale, anche qui si vede che se la temperatura finale è maggiore di quella iniziale, allora l'argomento del logaritmo è maggiore di 1, il logaritmo è positivo, l'entropia aumenta, quindi per gli oggetti, per i sistemi che aumentano di temperatura. Viceversa, se la temperatura finale è minore di quella iniziale, l'argomento del logaritmo è minore di 1, il logaritmo è negativo e l'entropia diminuisce. E questo spiega appunto perché la variazione di entropia del corpo caldo è negativa, invece quella del corpo freddo è positiva, perché il corpo caldo si raffredda, temperatura finale minore di quella iniziale, il corpo freddo si riscalda, temperatura finale maggiore di quella iniziale. Possiamo anche vedere la dimostrazione che la relazione, la formula finale che abbiamo, questa espressione finale che abbiamo ottenuto per la variazione di entropia del sistema intero è una variazione positiva. Lo è perché questo logaritmo è positivo, l'argomento del logaritmo è maggiore di 1. La temperatura di equilibrio nel caso particolare di due corpi identici a temperature diverse, identici per materiali, quindi calore specifico e massa, la temperatura di equilibrio è semplicemente la media aritmetica delle due temperature, calda e fredda, dei due corpi. Non proseguo con i dettagli della dimostrazione, sono scritti qua, ma comunque si può dimostrare appunto che questo argomento del logaritmo è maggiore di 1, il logaritmo è quindi positivo e perciò la variazione di entropia del sistema intero è positiva. Come detto, questa conclusione che l'entropia aumenta vale anche per due corpi diversi, di materiali diversi, calori specifici diversi, temperature, non temperature, ma masse diverse. Perciò, in conclusione, l'analisi dell'entropia nel passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo al corpo freddo è questa: che il corpo freddo aumenta l'entropia, la sua entropia, il corpo caldo diminuisce la sua entropia, ma nel complesso aumenta l'entropia totale del sistema dei due corpi, perché la diminuzione di entropia del corpo freddo è più che compensata dall'aumento di entropia, volevo dire del corpo caldo, la diminuzione di entropia del corpo caldo diminuisce l'entropia, è più che compensata dall'aumento di entropia del corpo freddo. Questo vuol dire quindi che quando abbiamo un sistema formato da più sottosistemi, il sistema complessivamente può essere considerato magari isolato. I singoli sottosistemi non sono isolati perché interagiscono tra loro. Allora è possibile che uno o più sottosistemi, cioè una o più parti dell'intero sistema, diminuisca la sua entropia. Questo non è in contraddizione con il principio
che dal disordine non può formarsi l'ordine, cioè non è una contraddizione del principio dell'aumento dell'entropia, perché una parte di un sistema può diminuire l'entropia, ma questo avviene a spese di un aumento di entropia del resto del sistema. E nel complesso, il sistema intero comunque, sperimenta sempre un aumento di entropia complessiva.